Siamo con Valeria Valente, senatrice PD. Oggi in Senato avete ribadito l'urgenza di approvare il disegno di legge 91 che protegge i minori dalla violenza domestica e di genere. Un passo necessario? Sì, un passo necessario in realtà, perché facciamo fatica ad applicare concretamente i principi affermati dalla Convenzione di Istanbul, che sarebbero già legge di questo Stato. Tra questi c'è la necessità e l'obbligo di mettere immediatamente in sicurezza un minore di fronte a un padre violento. Un padre violento non può mai essere un buon padre e un minore non può mai essere affidato a un padre violento. Anzi, a questo padre violento, in base, in virtù delle norme contenute nella Convenzione di Istanbul, che ripeto è legge di questo Stato, va vietato o va impedito anche il cosiddetto incontro protetto, quegli incontri protetti nei quali molto spesso, troppo spesso, le madri sono costrette a fare con le quali ma le madri sono costrette a fare i conti e con le quali purtroppo sono costrette a fare i conti anche molto spesso i bambini. Bambini quindi costretti a vedere padri, anche se violenti, che possono addirittura, incontri che possono addirittura degenerare, come nel caso di Federico, fino a gesti assurdi, inconcepibili, disumani, come l'uccisione di un padre verso il figlio. Noi continuiamo ad affermare questo principio e pretendiamo dal nostro Stato, in questo caso proviamo a scriverlo in una legge più chiara, più vincolante, più stringente, ecco, cambiando la norma del codice civile, che questo non è più accettabile, non è più possibile.